E sul reato di clandestinità come sullo Ius Soli, noi non facciamo che lanciare un messaggio a quella gente, dicendo che chi nasce in Italia è cittadino italiano, senza le opportune prevenzioni, noi non facciamo altro che mettere sui barconi ancora più gente disperata, gente incinta che viene a partorire qua in Italia. Che quella gente, noi non abbiamo neanche il modo per poterla gestire, tutte quelle persone. Quindi, se vogliamo fare i garantisti, possiamo lanciare i messaggi a tutto il Mediterraneo: venite a partorire qui e venite a fare quello che volete. Se invece vogliamo fare le persone di buon senso, uno, si va in Europa e si dice: noi non vi trasferiamo più fondi finché non permettete agli immigrati di transitare sul territorio italiano e arrivare nei paesi europei, senza che noi ci dobbiamo prendere il carico di analizzare i loro diritti di asilo. Fate un ufficio centrale a Bruxelles, non qua in Italia con il Ministero dell'Interno. Secondo, tutte le persone che arrivano sui territori italiani devono essere assistiti dai fondi europei, non devono essere assistiti semplicemente dallo Stato italiano, che oggi non ha più i soldi, sempre perché vanno in un'altra direzione, neanche per i cittadini italiani. Quindi, anche perché è in atto un disastro sociale, perché noi non abbiamo più occasioni di lavoro, ma neanche nei lavori più umili. Quindi queste persone nel sud delinquono di meno, cioè delinquono singolarmente, al nord fanno delle vere e proprie associazioni criminali, perché qui ce le abbiamo già le associazioni criminali, purtroppo. Quindi quello che io dico, poi potrò essere frainteso, è che non si deve fare buonismo, perché facendo così negli anni si è creato semplicemente una guerra civile, una guerra sociale tra due parti che sono entrambi esigenti di equità e entrambi esigenti di diritti. Però il problema è che arrivano centinaia di migliaia di persone e non riusciamo a gestirle.